Ciao ragazzi! E bentornati sul canale. Sono davvero molto contento di poter tornare di nuovo qui su YouTube a parlare di sim racing. È stato un periodo di stop prolungato, mi avete scritto in tantissimi attestati di stima, attestati di affetto e mi avete dato davvero eh, lo stimolo importante per poter tornare qui a fare recensioni. Oggi, ovviamente, parliamo di sim racing lo facciamo con Sabelt. Sono stato ospite nella sede centrale di Sabelt a Moncalieri in provincia di Torino ed ho assistito alla presentazione della nuova Linea di prodotti dedicati al sim Racing. Dividerò questo video in due parti. Nella prima, vi porterò con me all'interno dello stabilimento produttivo di Sabelt, dove abbiamo dato un'occhiata da vicino ai sedili, alle cinture di sicurezza e alla fase di collaudo con i test approvati dalla FIA. Nella seconda parte, invece, vi darò le prime impressioni sui prodotti presentati da Sabelt. Abbiamo testato due rig in due diverse configurazioni, i nuovi guanti e un rim con forma GT aperto nella regione superiore. Nella prima parte della giornata siamo stati ospiti all'interno del quartier generale di Sabelt, dove lo staff ci ha presentato l'azienda e fornito tutte quante le indicazioni su cosa produce l'azienda, come la produce e soprattutto quali sono i principi generali su cui si basa l'attività di Sabelt. Sabelt nasce nel 1972 come azienda produttrice di cinture di sicurezza, safety belt, quindi l'acronimo Sabelt oggi è impiegata soprattutto nella produzione di sedili dedicati alle vetture high performance stradali e collabora con OEM importanti tra cui Audi, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Alpine, Abarth, Aston Martin e McLaren. Sabelt produce sedili in composito siano essi vetroresina o carbonio e la richiesta più comune da parte delle case produttrici è quella di produrre dei sedili sicuri ma soprattutto leggeri. Sabelt è impegnata a 360 gradi nel Motorsport, ma anche nel settore aerospaziale, collabora infatti con la NASA e fornisce loro delle strutture di contenimento particolari eh, che vengono utilizzate per immobilizzare i carichi all'interno delle stazioni orbitali. C'è un travaso importante di informazioni tra il settore aerospace e quello dedicato invece alle vetture da competizione estreme, come possono essere, ad esempio, le Formula 1. Come detto, l'impegno di Sabelt nel Motorsport è veramente molto importante e fornisce cinture di sicurezza a ben 7 team su in Formula 1 e vanta collaborazioni molto strette sia con Ferrari che con Red Bull. Oltre alla massima serie, Sabelt è impegnata anche in LMP1, LMP2 e nei campionati GT, WRC, VTCC, Australian V8, NASCAR, IndyCar, IMSA e tanti altri. Proprio grazie alla collaborazione tra Sabelt e i principali team di Formula 1 si è evoluta in maniera importante la tecnologia impiegata all'interno delle cinture di sicurezza, strutture che hanno visto una riduzione della del peso complessivo passando da circa 1 kg ai 470 grammi attuali. Una riduzione così drastica del peso è stata possibile soprattutto attraverso un'attenta ricerca dei materiali utilizzati, il giunto centrale a 6 punti che accoglie poi i vari innesti delle cinture è realizzato in Ergal 70-75 ed ha un peso veramente irrisorio se confrontato con i vecchi giunti o con quelli utilizzati ad esempio nelle vetture gt proseguendo la nostra visita all'interno degli impianti produttivi di sabelt abbiamo assistito alla preparazione alla produzione di sedili dedicati alle vetture sportive realizzati in materiale composito quindi vetro resina o carbonio era in assemblaggio un sedile dedicato alla 296 gt3 appena rilasciata da ferrari e la cosa sorprendente è che tutte le fasi della produzione vengono realizzate a mano dalla tessitura Tessuti e dalla cucitura delle imbottiture al tessuto stesso di rivestimento e al montaggio del tessuto sulla base in monoscocca. Nel reparto successivo abbiamo invece osservato da vicino le fasi dei test, sia per quanto riguarda gli airbag prodotti da Sabelt. Per quanto riguarda i sedili e anche le cinture di sicurezza, è importante dire come Sabelt è stato il primo costruttore di sedili e di cinture di sicurezza ad avere un laboratorio di test interno in collegamento diretto con la FIA per l'omologazione. Siamo poi entrati all'interno della vera e propria sala dedicata al crash test, struttura del crash test che semplificando è composta da due unità, un'unità Fissa che va a registrare l'impatto attraverso una specifica sensoristica e una parte invece mobile su cui è fissato un sedile racing. Dotato ovviamente di cinture di sicurezza e un manichino eh, simili a quelli utilizzati all'interno dei test che vengono effettuati per la valutazione delle stelle EuronCap delle vetture stradali. Il tutto viene trainato da dei cavi elastici e al rilascio si arriva ad una velocità incredibile, ad una forza d'impatto di circa 60 g. Ci siamo successivamente spostati all'interno del secondo stabilimento di Sabelt, dove vengono prodotti, verificati e testati i sedili dedicati alle supercar all'interno questo reparto avviene l'assemblaggio, il test e il controllo qualità sui sedili vengono ad esempio verificate e calibrate le slitte elettroniche in modo tale che possano poi corrispondere ad una corretta regolazione una volta montati in vettura il controllo di qualità all'interno di questo reparto è davvero minuzioso vengono controllati i sedili nei minimi dettagli sono d'altronde dei sedili di un certo costo che vengono montati su vetture davvero molto speciali Nella seconda parte della giornata abbiamo potuto finalmente testare i prodotti eh, lanciati da Sabelt Sim Racing e volevo parlarvi eh, nella prima parte del volante. Eh, un volante definito SV1R eh, realizzato con quattro razze, un design aperto e diametro da 295 mm. È caratterizzato da una doppia struttura in alluminio sabbiato e anodizzato con delle impugnature in gomma ergonomiche, una finitura eh, con un grip. Progressivo eh, significa che la texture è più spessa nella regione delle impugnature, man mano va a decrescere, allontanandosi appunto dalla regione di appoggio delle mani. Molto bello il design a quattro razze. La gomma, prima impressione, è un pochino rigida, ma si trattava eh, di un sample pre-produzione. Molto buona l'ergonomia e il grip, ed è adatto un po' a tutte le tipologie di vetture, eh, proprio per il diametro da 295 eh, che lo rende utilizzabile sia su vetture formula che su vetture GT. Il volante è presente in due colorazioni sia nera che grigia ed è acquistabile singolarmente o in bundle con le button plate di Asher. Insieme al volante abbiamo testato anche alla guida i nuovi guanti dedicati al sim racing presentati da Subelt in quattro diverse colorazioni, giallo, nero, rosso e bianco. I guanti riprendono delle caratteristiche eh, viste nei guanti eh, reali come ad esempio le cuciture esterne che sono davvero molto confortevoli nelle quattro dita, mentre sul pollice è presente eh, una cucitura interna per lasciare spazio alla membrana che permette di eh, utilizzare il telefono con il guanto eh, membrana che è presente anche sull'indice che facilita le operazioni di utilizzo del telefono eh, senza per forza togliere i guanti dalle mani i guanti sono realizzati in tessuto tecnico non troppo sottile e sulle impugnature abbiamo degli inserti in silicone eh, che vanno a massimizzare il grip su tutte le superfici eh, sono molto comodi da indossare perché non hanno il classico strap ma è presente un piccolo elastico nella regione inferiore del polso e quindi possono essere indossati senza troppi patemi. Ho trovato i guanti davvero molto comodi per via delle cuciture esterne, il tessuto eh, mi è piaciuto così come anche il grip offerto dagli inserti di silicone eh, sulle impugnature del volante. Eh, potrebbero non piacere a chi indossa eh, in maniera preferenziale dei guanti ultra sottili e il prezzo di vendita è di circa 59 euro. Passiamo adesso a dare un'occhiata alle postazioni presentate da Subelt. In test erano disponibili due versioni, la P-Series con un'impostazione Formula e la S-Series con un'impostazione invece GT. Entrambe le postazioni sono realizzate in alluminio con dei profili estrusi personalizzati per Subelt in modo tale da massimizzare il design riducendo l'impatto estetico delle cave. Abbiamo infatti due cave nel profilo che compone la struttura di base necessaria per il fissaggio delle piastre sabbiate, e un design invece completamente pulito per il profilo verticale. I profili sono stati trattati con la cosiddetta Zero X Technology, una particolare analizzazione antigraffio grigia che promette una resistenza ai graffi superiore. È ovviamente presto per parlare di resistenza al graffio a lungo termine, c'è da dire che le postazioni erano già state utilizzate in un altro evento e avevano subito diverse regolazioni, non c'era la minima traccia di graffio eh, e anche al tatto sembrava più spessa, più resistente come anodizzazione rispetto ai classici profilati o stessa una postazione nera che si graffia in maniera veramente molto semplice alla minima regolazione. Il telaio di base di entrambe le postazioni è costituito da due profilati orizzontali da 160x40 mm con una lunghezza complessiva di circa 150 cm, qualcosa in più invece per la versione formula. I profilati sono tagliati anteriormente e posteriormente con un'angolazione Circa 15 gradi che dà alla postazione un senso di dinamicità superiore rispetto al classico taglio verticale. La stessa inclinazione è impressa anche ai profili verticali da 120x40 mm, con un design completamente pulito e privo di cave. Alle estremità, tutti i profilati sono rifiniti con tappi in plastica fissati mediante filettatura. È disponibile come accessorio acquistabile a parte un tappo forato che permette di usare la cava interna del profilato verticale per nascondere i cavi. Ho trovato questa soluzione molto intelligente da dal punto di vista del design perché va a nascondere in maniera efficace i cavi anche se eh, la vedo un po' scomoda soprattutto per quanto riguarda cavi di grandi dimensioni come ad esempio quelli dedicati alle DisplayPort che hanno uno spinotto veramente molto generoso dal punto di vista delle dimensioni e potrebbe essere non agevolissimo farli scorrere all'interno del cavo. Ovviamente non avendo assemblato personalmente le postazioni non posso darvi un giudizio definitivo su questo e mi riservo magari di provarla in fase di assemblaggio. Tutte le piastre di congiunzione sono invece realizzate in alluminio sabbiato da 10 mm con finitura ruvida antigraffio a primo impatto molto molto resistente. Sono presenti le serigrafie sulle piastre laterali con differente colorazione gialla per la S-Series e rossa per la P-Series. Abbiamo invece una serigrafia tono su tono con logo Sabelt sulla piastra posteriore che è fissata direttamente sui profilati. Da notare le stondature sui bordi per accoppiarsi perfettamente ai profilati con un evidente guadagno nella pulizia delle linee e con un design ne è sicuramente più ricercato. Su entrambe le postazioni era montato un supporto pedaliera di tipo Ultra. Il supporto modulare costituito da due piastre in alluminio goffrato da 10 mm e da tre profilati la rendono adatta ad ospitare praticamente tutte le pedaliere in commercio. La regolazione in altezza con escursione elevata la rende adatta a postazioni con impostazione Formula e impostazione GT. Lo stesso supporto era infatti montato con efficacia sia sulla P-Series sia sulla S-Series. Il battitacco è realizzato sempre in alluminio opaco antigraffio da 10 mm e possiede la particolare regolazione dell'altezza e profondità, soluzione intelligente per adattare l'altezza del tallone rispetto alla pedaliera stessa. Anche il supporto volante è realizzato in un mix tra profilati da 120x40 mm e piastri in alluminio, permettendo la regolazione del volante in altezza e in profondità. Al supporto di base possono essere associati diversi accessori per il fissaggio dei più comuni servomotori, compresi i DDD Fanatec e i Direct Drive con attacco frontale, come ad esempio i SimuCube o il VRS. Una soluzione che ho trovato veramente molto comoda, soprattutto per effettuare regolazioni in autonomia dell'angolazione del volante, senza dover svitare i fissaggi laterali, così da perdere l'allineamento del volante e soprattutto dover sostenere un peso elevato. Per quanto riguarda invece il supporto mouse, questo era presente solo sulla versione. GT ed è realizzato mediante un profilato orizzontale che è fissato direttamente ai supporti verticali, che funge da base di appoggio per la piastra in alluminio da 5 mm. Sulla postazione di test non era presente un vero e proprio mouse, quindi non posso darvi delle indicazioni sulla resistenza della verniciatura al graffio e soprattutto sulla scorrevolezza del mouse. Il supporto tastiera è invece articolato e mediante una rotazione è possibile portare la tastiera di fronte al guidatore per facilitare la capacità di scrittura. Il supporto in alluminio da 5 mm molto ampio è in grado di accogliere anche le tastiere a pieno formato. Ho trovato la soluzione adottata per il supporto tastiera veramente molto intelligente, permette di eh, spostare la tastiera comodamente al lato nelle fasi di guida e riposizionarla invece quasi perfettamente di fronte durante le fasi di scrittura, decisamente più comoda Rispetto ai supporti tastiera fissi che per forza di cose costringono a sporgersi a destra e a sinistra per raggiungere i tasti. Altra particolarità montata nell'occasione solo sulla versione GT è rappresentata dai piedini regolabili che sono realizzati in allumino ricavato dal pieno, con un'escursione massima di circa 6 cm in altezza. Hanno il vantaggio di essere poco sporgenti e sono secondo me molto belli dal punto di vista estetico rispetto alle classiche piastre triangolari con perno dei competitor. Eh, le ho trovate soprattutto molto ben ingegnerizzate perché eh, permettono di eh, camminare intorno alla postazione senza il rischio di eh, andare a sbattere eh, sul perno di regolazione. Eh, il costo di vendita separato come accessorio è però abbastanza elevato perché parliamo di circa 109 euro. Sempre nella postazione GT era presente il porta monitor con un porta PC eh, integrato che mi è parso veramente molto robusto e in grado eh, di reggere dei pesi veramente molto importanti. Il supporto del monitor eh, mi è Parso a prima vista eh, molto valido perché possiede tutte le regolazioni del caso e soprattutto permetteva di posizionare il monitor G9 perfettamente sopra il mozzo del volante. Oltre al volante, ai guanti e alle postazioni, Sabbath ha presentato anche tre diverse tipologie di sedili. Un sedile dedicato agli amanti del Rally, uno invece dedicato alle vetture GT, e l'altro con una configurazione di tipo Formula. Tutti e tre i sedili hanno una struttura di base in vetroresina con delle imbottiture in schiuma ad alta densità che sono rimovibili e studiati in maniera specifica per il sim racing. Per quanto riguarda il sedile Rally, con una colorazione nera e blu presente in esposizione, non ho potuto provare parlo su una postazione quindi Posso valutarlo semplicemente come seduta standard. Non sono un amante dei sedili Rally, soprattutto per la presenza delle orecchie, che sono belle dal punto di vista estetico, però limitano secondo me un po' troppo la visuale, soprattutto per l'utilizzo dei TriMonitor. Sono molto alti i fianchi laterali e quindi c'è un buon avvolgimento, una buona sensazione di contenimento, anche se comunque la dimensione del sedile è abbastanza comoda per tutte le taglie. Ho testato invece per circa 30 minuti il sedile GT e mi ha convinto vinto in maniera particolare perché è studiato da sabelt in maniera intelligente con dei fianchi bassi che permettono un'uscita ed un'entrata molto agevole dal sedile e soprattutto non vanno a costringere eccessivamente eh, cosa abbastanza inutile su postazioni statiche di uso domestico la seduta è abbastanza ampia quindi atta ad accogliere anche persone un pochino più robuste l'imbottitura come detto è molto valida sia nella regione della seduta sia nella regione eh, della schiena con il supporto lombare abbastanza importante ho trovato anche un valore aggiunto il cuscino eh, che è posizionato invece dietro la nuca. che Personalmente non utilizzo durante le fasi di guida perché non vado mai a poggiare la testa contro lo schienale del sedile. Ma è comoda secondo me nelle fasi di relax per dare un pochino di supporto alla testa. Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, il sedile GT è prezzato sul sito Subelt 499 euro ed è disponibile in doppia colorazione con pad neri e con pad gialli. Ho provato a fondo anche il sedile in stile Formula montato sulla P-Series. Sedile che mi ha sorpreso particolarmente perché non sono un amante dei sedili in stile Formula perché trovo Spesso molto estreme le loro sedute e poco congeniali ad un utilizzo ibrido eh, per vetture Formula, per vetture GT, per vetture stradali, per vetture storiche. Questo invece mi ha sorpreso perché è studiato in maniera non estrema, quindi lo schienale non è particolarmente inclinato. I fianchi sono molto bassi e permettono una salita e una discesa eh, comoda dalla postazione, considerando soprattutto che i sedili eh, Formula sono spesso più bassi come seduta rispetto a quelli eh, GT e dà un ottimo supporto lombare. Quindi sedili secondo me congeniale un pochino per tutte quante le tipologie di guide e qui va fatto un plauso a Sabelt per averne realizzato almeno a mio gusto uno non troppo estremo. Sabelt fornisce in maniera opzionale anche le staffe per il fissaggio del sedile alle slitte o alla postazione con i classici fori laterali per regolarne l'altezza e soprattutto l'inclinazione anteriore o posteriore anche queste sono realizzate con lo stesso materiale delle altre piastre quindi alluminio opaco antigraffio con una serigrafia laterale Sempre tono su tono con il logo Sabert. Per quanto riguarda invece la qualità generale dei sedili, posso dirvi che a prima acchitto le impunture, le cuciture e i tessuti sono di buona qualità. Non posso ovviamente darvi delle impressioni a lungo termine, che sono poi quelle che contano anche nella valutazione di un sedile che deve rispondere, secondo me, all'usura in modo ottimale nel corso del tempo. Le abbiamo viste, le abbiamo analizzate abbastanza nel dettaglio, ma come vanno queste postazioni di Sabelt? È chiaro che si tratta delle primissime impressioni. La prova è stata relativamente breve per un giudizio definitivo. Ci siamo alternati alla guida con gli altri content creator per un totale di circa 30 minuti a postazione. L'impressione generale è quella di postazioni realizzate con cura del dettaglio, con attenzione ai materiali, alle finiture, al design, a mio parere molto bello e con delle soluzioni intelligenti come il supporto volante, quello per la tastiera, il battitacco regolabile in altezza. La rigidità e la stabilità sono in linea con le postazioni di fascia alta degli altri competitor. Se cercata qualche piccola oscillazione dei montanti laterali esiste ma è trascurabile durante l'utilizzo in un certo senso fisiologica per tutte le postazioni in profilati. I sedili sono studiati in maniera specifica per il sim racing e questo si percepisce. La seduta è ampia, i fianchi bassi permettono un facile accesso alla postazione e le imbottiture in schiuma sembrano comode e con un ottimo sostegno nella parte lombare. Come detto precedentemente non posso darvi un giudizio definitivo sulle postazioni e sui sedili, perché alcuni aspetti devono essere valutati durante le fasi di regolazione, di montaggio della postazione, soprattutto eh, dopo un utilizzo prolungato nel tempo, in cui si valuta la comodità eh, del sedile, della postazione, delle regolazioni, ma anche la resistenza ai graffi o all'usura del tessuto stesso. Resta l'ultimo aspetto da analizzare in questa preview dedicata alle postazioni di Subelt Sim Racing, ossia il prezzo. Quello dei sedili, considerato la qualità costruttiva è assolutamente in linea col mercato. Lato postazioni, invece, i prezzi sono in media più alti: la serie S parte da 1199 euro. Prezzo che cresce in maniera sensibile, con gli optional arrivando a 1398 per la versione con supporto D frontale, supporto pedaliera ultra e battitacco regolabile. Il prezzo è giustificato in parte dalla qualità dei materiali, dall'estrusione di profili specifici, dalle lavorazioni e dal prestigio del brand. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, quali sono le vostre impressioni iniziali sul materiale presentato da Sabbath Sim Racing. Ci vediamo presto in un prossimo video e come al solito vi auguro. Buona giornata.